messo e ci ha collocato come paese semilibero. E grazie a chi? Non c'è un giornalista che vada in televisione e dice mi sento responsabile, ed è responsabile la stampa e il giornale. 7 televisioni e 3 giornali di regime hanno pilotato e scombussolato il senso critico del popolo italiano, che non sa più niente o sa cose deviate. Ma quando mai? E allora ecco che io divento il nazista, il fascista. Oggi, ieri è arrivato questo Schulz. Arrivato Schulz, e la prima cosa che fa in un paese straniero, offende il nostro movimento, dice che io sono Stalin. Cazzo, Stalin, Ribbentrop tedesco, ha fatto l'accordo con Stalin e ha fatto la seconda guerra mondiale e dici che gli stalinisti siamo noi. Ma come ti permetti di venire in un paese straniero e dare degli stalinisti a 10 milioni di persone? Ma come ti permetti? Schulz, Schulz, Hans-Weiss, Schulz, dove sei? Schulz, ti vengo a cercare io, sai. Ha detto che noi siamo vento, Schulz, siamo vento, Schulz, ecco, siamo una brezza, Schulz, siamo un vento che si trasformerà in un tifone, ti spazzerà via i tuoi interessi, le tue banche, la tua unione di spread, la finanza. Questo è un movimento straordinario, cari amici, perché questa gente che vedete qua l'anno scorso erano lì. Questo è un nuovo modo di vedere la politica. Noi siamo stati costretti a immaginarci un mondo diverso, costretti, se no a me chi me l'ha fatto fare? Sono ricco, ma avete voi fatto ricco. Io venivo qua con spettacoli a pagamento, ve lo ricordate? 42 anni di lavoro, io me li sono guadagnati, spero, perché non ve li ho presi dalle tasse senza dirvi niente, ve li ho chiesti, voi me li avete dati con un biglietto e mi avete fatto star bene. Ecco perché adesso io mi sento in dovere di restituirvi qualcosa, uscire e dirvi cazzo, facciamo qualcosa insieme, e non ho nessun ritorno economico, ce l'ho già avuto il mio ritorno economico. E allora questa gente non li va giù, non li va giù che una persona o delle persone possono mettersi in gioco senza averne un rientro economico nascosto, perché non ce l'hanno nel DNA loro. Ed ecco che hanno visto apparire così, in modo sconcertante, in Parlamento dopo 40 anni una figura modificata geneticamente, simile agli altri dall'aspetto, ma si comportava in modo strano. Era dentro il Parlamento, ecco lì che si è materializzato l'onesto curioso, non l'avevano mai visto. Loro firmano leggi che non capiscono un cazzo cosa firmano, il comma 5 del comma 7 della legge 14, quindi vanno sì o no in base a delle direttive di partito, ed ecco che l'onesto curioso va a vedere cosa vuol dire comma 7, comma 8, va a vedere cosa c'è nel decreto legge, nel femminicidio mi ci metti un condono edilizio dell'edilizia pubblica, mi ci metti nella seconda rata dell'IMU 7 miliardi e mezzo alle banche private e noi non dovremo dire niente. Ecco la nostra rabbia. Ecco perché vanno sui tetti a difendere la Costituzione. Ecco perché fanno dei gesti goliardici, per l'amor di Dio. Si chiudono dentro. Per fare il decreto, ci chiudono dentro, non vogliono neanche più parlare con noi, liberamente eletti e non nominati in Parlamento. Lo fanno nei comuni, l'hanno fatto a Milano. L'hanno fatto al Palazzo della Regione a Milano, quando il Consiglio regionale si è riunito per dare gli appalti dell'Expo e ha tenuto fuori dalla porta i consiglieri regionali regolarmente eletti dal popolo italiano, che erano tutelati e dovevano essere dentro, li hanno chiusi fuori. Perché mi inquadri mentre tossisco, maledetto? Lo fanno nei comuni, non vogliono più avere a che fare con noi. Questa è la democrazia, guardate che questo mi ha dato del fascista a me, mi ha dato del violento a me, a noi ci danno un movimento violento, non sanno cos'è la violenza, non sanno cos'è Alba Dorata al 20% in Grecia, o il 22% di nazisti in Ungheria, oppure Le Pen in Francia, oppure in Svezia, di nuovo il nazismo, non lo sanno. E se qui non è nato un movimento fascista, violento, ci devono ringraziare, perché ci siamo noi che abbiamo fatto da cuscinetto e proteggiamo la democrazia in questo paese. Guarda cosa ti dico, ringraziare ci dovremmo. E invece dossier su di me, su di Casaleggio,
I miliardi del blog di Grillo, i miliardi della Casaleggio associati col blog. Io ho fatto vedere la mia dichiarazione del reddito degli ultimi 4 anni. Non c'è quasi più niente, perché sono orgoglioso di dirvelo, non ho bisogno. Però sono l'unico che in politica si è messo in politica e non ha guadagnato un cazzo, ci ha rimesso, pensa un po'. Dovrei essere studiato nelle università. Casaleggio c'ha un SRL che bastano 5 euro da casa. Vai alla Camera di Commercio di Milano e vedi. Vedi se 60.000 euro di guadagno quest'anno, l'anno scorso era in rosso, sono le cifre pazzesche. Mettono 530.000 euro i ricavi della Casaleggio. Cazzo, i ricavi, hai i costi? Hai capito? E fanno i dossier, prime pagine di Repubblica, prime pagine dell'Espresso. E controllano i miei risparmi, i vostri risparmi, i risparmi della Casaleggio Associati, e non controllano il loro editore, tessera numero uno del PD, De Benedetti, che sta in Svizzera, St. Moritz, è uno che è entrato in un'azienda straordinaria che era l'Olivetti, che aveva 70.000 dipendenti, 32.000 ingegneri, e non c'è rimasto più niente, ha chiuso, via, 400 persone che montano una stampante coreana, poi prende finanziamenti pubblici per fare le rinnovabili. Ecco, la nuova generazione di imprenditori che pensa alla green economy, le rinnovabili, fa una società che si chiama Sorgenia con i finanziamenti pubblici, perde 1,9 miliardi, va alla banca del PD, il Monte dei Paschi, e la banca gli dà 600 milioni per tirarlo un po' su. Ditemi se c'è uno qua in mezzo che ha dei debiti e li porta a garanzia a una banca e con i suoi debiti prende un finanziamento di 1/3 del suo debito. Che cazzo di paese è questo? Che paese è? Che paese è che Jenny la Carogna, va, patteggia la partita, meno male che c'era lui, se no non giocavano la partita. E avevamo lì Lebetino, Renzi a menzogna, e Jenny la Carogna, pensa a te. Che cazzo è? Ma questo è un paese così. Ecco perché poi vengono spiriti di secessionismo, di andarsene, di ritirarsi. I veneti prendono 20 scalmanati, prendi quello che vuoi, li mettono in galera. E il secessionismo non si combatte con queste armi qua, si combatte rifacendo lo Stato e l'idea di Stato. E io non mi stupisco se qua, se fate un referendum, qua c'è più del 60% che vuole stare per i cazzi suoi. Non mi stupisco, perché io non mi stupisco più di niente. E mi dovrei stupire di Jenny la Carogna che tratta con le forze di polizia, quando viviamo in un paese dove il Presidente della Repubblica invita al Quirinale con i corazzieri un condannato in via definitiva buttato fuori dal Senato. È questo? È questo? Signori, noi vinciamo. Non c'è il minimo dubbio, se la piazza è piena con la pioggia. Rendetevi conto che io ho fatto l'anno scorso lo tsunami. Ci davano il 13%, 14%, abbiamo preso più del 25%. Adesso non si capisce più che cosa fare, che quali sono i sondaggi, li so io. Noi col nostro recente sondaggio siamo al 92%, va bene? C'è questo 8% ancora indeciso. E allora? E allora mi parlano dell'Expo, mi parlano delle grandi opere. C'è qui una peste, guardate che la peste che ha colpito l'Europa e ha decimato, anzi ha dimezzato la popolazione nel 1300. L'avevamo portata noi genovesi con le nostre navi. Siamo pericolosissimi. Siamo sbarcati in Sicilia e da lì si è sparsa in tutta Europa e ha ammazzato metà della popolazione. Era la peste, era una peste, si chiamava peste nera, che piano piano ha subito una modifica genetica, è diventata peste rossa. C'è una peste rossa che si insinua nei grandi lavori, si insinua nelle Expo, si insinua nelle banche, si insinua nelle municipalizzate. Una peste rossa con 100 variazioni di grigio topo. Va bene? Allora, quando dicevamo noi PDL e PD-L, adesso con l'Expo siete convinti che è la stessa cosa. Di là le cooperative rosse e di qua Mantovani e Impregilo e queste aziende qua. Si sono spartiti il paese per 20 anni, 20 anni, sapendo tutto, con i loro lobbisti in Parlamento, i loro lobbisti di Benedetti e di Berlusconi. Berlusconi ora zampetta le televisioni per salvarsi il culo delle sue aziende. Non gliene fotte minimamente di voi.
Vuole salvarsi le aziende che sono a picco. Canale 5 perde 200 milioni. Hanno migliaia, centinaia di programmi lì e non hanno più gli sponsor per mandarli, perché gli sponsor vanno in rete. Ha perso il treno, è vecchio, è Tutankhamon, è messo lì, è mummificato, con tre dita di Fard, va lì in tutti i programmini a fare il simpatico con quel cazzo di Dudu che bisognava darlo alla vivisezione. Ma vaffanculo te, Dudu! Non alla vivisezione, che poi ecco il titolo del TG2, grillo a favore della vivisezione. Vuole io sono solo a favore della vivisezione per Dudu, solo per lui. Allora basta, per gli altri no. È la mia anima che viene fuori, non ce la faccio, non ce la faccio. Io non sono quello da votare. Io non ho mai avuto il problema di essere eletto, andare lì, fare i governi. Non sono quello, non mi è mai passato per la mente di fare la loro vita. Ma state scherzando, io non sono l'antagonista di Renzi. L'antagonista di Renzi è l'onestà, l'antagonista di Renzi è l'intelligenza, l'antagonista di Renzi è la trasparenza. E che cosa c'è? Qual è la rivoluzione che si può fare? È semplicissima, cari signori. La rivoluzione che si fa, come diceva Benedetto Croce, è semplice la politica. Non è l'architettura, l'arte della complessità, come diceva quel cazzone di governatore di Vendola. L'arte della complessità, la palingenetica blotterazione dell'io cosciente che si infutura nell'antropoformismo universale. Ma vai a fanculo, te è la complessità. È voluta la complessità, è voluta, per cui non capisce, se non capisci ti ritrai, non hai senso critico, non riesci a decidere. La politica è la cosa più semplice del mondo, perché è la semplicità la cosa più vicina all'intelligenza. E allora è quello di mettere persone per bene, oneste. L'onesto deve tornare di moda, mi era successo di dirlo ed è diventato uno slogan, deve tornare di moda. E rubare, non mi interessa neanche più metterli in galera, saranno fuori della storia. Allora noi siamo diventati una comunità, l'Italia deve, siamo nati il 4 di ottobre, giorno di San Francesco, il movimento è nato proprio il giorno di San Francesco, con le nostre parole, le famose parole guerriere che ci tenevamo dentro perché ci vergognavamo di dire ti voglio bene oppure faccio una cosa per te, stavi in disparte, erano quei sentimenti da coglioncello che ti prendevano per il culo, perché eri una persona per bene e tutte le persone per bene, ci sono milioni di persone per bene che stanno negli angoli, che si spaventano di qualsiasi cosa, si spaventano di una cazzo di lettera nella tua cassetta della posta, una lettera che una volta era una cartolina di un amico, adesso c'è scritto entro e non oltre, Equitalia, che noi aboliremo, è l'ultima, ve lo dico, i primi 100 giorni sarà abolita. E allora c'è da rifare lo Stato, c'è da rifarlo, non c'è, i rapporti che abbiamo con lo Stato sono con un poliziotto antisommossa. Che adesso i poliziotti si sono messi a bastonare anche i parlamentari. Un nostro parlamentare in Val di Susa è stato manganellato dalla polizia. Io sono felice di questo. Sono felice che cominciano a capire anche i poliziotti chi devono manganellare. Ma cazzo, cominciare proprio da noi, porca puttana. Mi sembrava che fossimo gli ultimi in scaletta. È così. Cosa abbiamo? Chi è il nostro? Abbiamo 9 milioni di processi, abbiamo 300.000 leggi, siamo in preda a qualsiasi cosa che non capiamo, piccole e medie imprese che chiudono e non sanno neanche il perché. Noi che facciamo battaglie dalla mattina alla sera presi per il culo in Parlamento, abbiamo il 25%, se noi prendevamo il 28% questa gente era già andata a casa. Ecco perché mi considerano cattivo, perché sanno benissimo che noi facciamo quello che abbiamo detto. Non ce l'avevamo con nessuno, non prendiamo soldi, abbiamo rifiutato i milioni, 42, non sto a farvi le pipe, metà stipendio, due legislature e poi si torna a casa, togli la carriera, togli i soldi, se vuoi fare altre cose vai a fare altri lavori, o hai la passione per la tua città, per la tua terra e vai lì a difenderlo, vai fuori dai coglioni. E vogliamo inserire, vogliamo governare, vogliamo inserire nella Costituzione i referendum propositivi senza quorum. Voi avete tutto il diritto di fare un referendum se prendere la vostra autonomia o no. Avete tutto il diritto di farlo, perché sono le persone che decidono il loro destino, non qualcuno in alto. Quindi referendum propositivi senza quorum, c'è da fare un ospedale, c'è da fare una pista ciclabile, un inceneritore, la raccolta differenziata. Saranno cose decise da voi, dai cittadini.
bilanci trasparenti, bilanci aperti dei vostri comuni. Ci sono dei soldi, come li spendiamo? In Svizzera hanno fatto il tunnel del San Gottardo, ha speso 80 miliardi prima di fare il foro. Hanno detto: cari signori svizzeri, noi vogliamo fare questo tunnel, siete disposti a pagare più la benzina per i prossimi 5 anni, a pagare più le cose ai supermercati perché ci sarà una tassa, e a pagare un po' più di tassa federale? Siete disposti? Bene, gli svizzeri hanno fatto un referendum, hanno detto: siamo disposti. Hanno tirato fuori i soldi e hanno fatto il tunnel. Così che si fa. Non siamo né contro né a favore di niente. Sono i cittadini che devono essere contro o a favore di qualcosa, non i partiti. Sanno che sono morti, sanno che sono morti, hanno paura. Ecco perché fanno i dossier su di me, su Casaleggio, su di loro. Ecco perché hanno capito che sono già fuori dalla storia. Noi entriamo dentro con una democrazia che non hanno mai visto. Votiamo col cellulare. Ma chi l'ha mai visto? Lo psiconano va in televisione a dire: l'ho letto su Gogol. Gogol, ma pensa a te, Gogol. Quello che ha scritto le anime morte, la storia della sua vita e del suo partito, morti. Gente che ha fatto i padrini per 10 anni e poi guarda che fine che fanno. Uno in Libano, là in un ospedale, piantonato, va, e quell'altro lì a Cesano Boscone con quelli dell'Alzheimer che gli fa le battute, quello dell'Alzheimer. Fanno una fine miserabile. Non sono neanche uomini di affrontare quello che hanno fatto e di dire: cazzo, mettetemi in galera, ho fatto dei casini, ho sbagliato. Neanche uomini. Mezzi uomini. E dovremmo aver paura di questa gente. Ma dove? Ma dove? Aprite gli occhi e non li vedrete più. Aprite gli occhi e non li vediamo più. Ma è possibile? Siamo tanti adesso, siamo tanti nel mondo. Migliaia, milioni di persone che hanno movimenti di tutti i tipi. Ecco perché hanno paura, perché sanno benissimo che noi manteniamo la parola. È la prima cosa che faranno. Quando andremo noi al governo, e noi ci andremo, ci andremo, è una promessa, adesso siamo in grado, magari i primi tempi abbiamo sbagliato un po', sbagliamo, ma io ho sbagliato anche per voi, anche per gente che non partecipa, si sbaglia, ma l'onestà intellettuale ce la dovete riconoscere, almeno quello, lo sbaglio lo facciamo, siamo dei rabdomanti, cazzo, siamo dei rabdomanti con un cellulare in mano, ti posso dire: guarda lì, guarda un po' quella cosa lì, è te che devi fare un piccolo sbalzo di curiosità. Se stai lì a guardare la tele e i giornali non ti arriva le cose, è difficile. Allora sei presa di pregiudizi. Dici che io parlo male, che dico le parolacce, è vero. Dico delle parolacce, perché la parolaccia ha una sua funzione sociale, ha la funzione di veicolare un concetto con più forza. Dio santo. Ah, ci siete, lo state sentendo, maledetto. Intanto vi metto alla prova. Sai, all'estrema destra non è che capiscono molto. Comunque, allora, non parliamo dell'estrema sinistra, no, voglio dire, lo sanno, ecco perché mi giudicano cattivo e ci giudicano cattivi fascisti, populisti. Il populismo è la più alta forma di politica che c'è oggi nel mondo. I cittadini che prendono delle decisioni attraverso la rete e decidono loro con un clic se andare in Afghanistan o non andare, di prendere, se stare nell'euro o non andare. Sono decisioni che dobbiamo avere noi, non lasciati a 4 coglioncelli messi lì da 20 anni a 20.000 euro al mese. E lo sanno che la prima cosa che faremo, la prima cosa che faremo, li manderemo a casa, ma prima di mandarli tutti a casa, visto che sono pieni di case, prima ci facciamo lasciare il loro codice fiscale. Perché noi, e questo è un impegno che mi sono preso già dall'anno scorso, faremo un'indagine fiscale su dove vanno a finire i nostri soldi, non che la fai tu per controllare dove vanno a finire i nostri. Siamo noi che controlleremo. Guarda, sono tutti ingegneri informatici. C'è da fare un algoritmo, l'abbiamo anche già fatto. C'è da incrociare 5 o 6 dati, moglie, parenti, soci, società, capitali. Quando sei entrato in politica, quanto hai guadagnato con lo stipendio da politico e quando esci che patrimonio hai. Se il dato non è congruo, e dubito che sia congruo. Faremo questa indagine, poi sarà compito della magistratura, faremo nell'indagine, perché la Corte dei Conti ha detto che questi signori si sono rubati con una truffa semantica 3 miliardi e 600 milioni, 3 miliardi e 600 milioni di soldi pubblici, cambiando da finanziamento a rimborsi.
Cambiano semanticamente le parole, hai capito come ti fregano, come nelle leggi, come nella pubblicità. Allora non te ne accorgi, i 3 miliardi e 6 li vogliamo indietro, sono nelle loro cazzo di fondazioni, migliaia di edifici, di loft, di uffici, di televisioni, ce le ridaranno indietro, come ai mafiosi, sequestreremo i beni ai partiti come sequestrarli ai mafiosi, non c'è più nessuna differenza. Bene, populista, populista, demagogo, demagogo, populista. Poi la stampa che ha una responsabilità incredibile, forse più della politica. Allora anche lì ecco perché mi attaccano, perché sanno benissimo che il secondo giorno che siamo a governare i loro rimborsi agli editori finti saranno tagliati del 100%. Vuoi farti un giornale? Te lo finanzi con i tuoi lettori. Noi abbiamo la Confindustria che ha una radio e un giornale, non esiste al mondo una Confindustria che possa avere un giornale e faremo la legge sul conflitto di interessi, vuoi fare l'editore? Fai l'editore puro, non puoi fare automobili, fa avere le banche, il Corriere c'è tutto l'ABI, le banche, Confindustria, non puoi, fai l'editore puro e non puoi avere più del 10% della proprietà e non puoi avere più del 10% della pubblicità che incameri, il resto è azionario. Narrato diffuso, editore puro, e se c'hai delle azioni in più le dai indietro, se no cambi mestiere, invece di poi faremo fammi respirare un po', noi andremo in Europa, andremo lì dove questa gente qua, questa gentaglia, andate a vedere su YouTube adesso, la rete ha la memoria, la televisione no, la rete ha la memoria, andatevi, digitate su un motore di ricerca. Andate a vedere Gargamella, Floris, Bersani, Floris intervista Festival dell'Unità. Luglio 2011, alla domanda di Floris a Bersani, dicendo ma voi firmerete il Fiscal Compact che vi impegnerà a pagare, a tagliare per 50 miliardi di euro, 50 miliardi di euro all'anno per 20 anni? Lui dice testualmente, siamo mica scemi, siamo mica matti noi, non ci mettiamo in mano agli usurai. Non ci mettiamo in mano. 2 mesi dopo il PD all'unanimità firma il Fiscal Compact. Tremonti, luglio 2011. Mai ci metteremo in condizioni di tagliare 50 miliardi all'anno per 20 anni. Mai, lo faremo mai. 2 mesi dopo all'unanimità hanno firmato tutti, destra e sinistra. E adesso sono in campagna, sono tutti in campagna a dire il Fiscal Compact, bisogna fare qualcosa, bisogna sostenere l'Europa, non sostenerla. Questa gente che ha mistificato con la menzogna, con la menzogna. Ecco perché non ho parlato io con Lebettino. Perché prima di sedersi lì, io non parlo con uno che dice delle cose, io non parlo. Non parlo con uno che dice io non andrò mai al governo se non tramite elezioni. Io non parlo con uno, non farei mai uno sgarbo a Letta. Io non parlo con uno che mente, che mi prende prima di sedersi al tavolo mi dice Beppe, fa l'amicone, Beppe, senti, io non ti chiedo niente, io ti chiedo solo di stare in silenzio ed ascoltare quello che ti devo dire, hai capito? Io dovevo mettermi lì in silenzio, lui mi faceva il compitino e mi descriveva il mio programma, il nostro programma. E io cosa dovevo dire? Abolite le province? Sì, il cazzo, siamo con te e togliamo tutti i dividendi. Bernie, dovevo stare così con uno che non è credibile neanche da sua mamma, da uno che fa le leggi elettorali con un condannato e con un massone di Firenze, con chi? Allora ho detto ma chi siamo io e te davanti a un tavolo? Ho pensato, chi sono? Perlomeno io sono un comico che è diventato un capo politico e rappresento 10 milioni di italiani, tu non rappresenti un cazzo di nessuno. Italiani, questo è per il TG3, apriranno così, italiani, vedete che è nazista. E allora li manderemo a casa, poi parleremo di piccola e media impresa, ma non ne parlo io perché c'è una persona che è della vostra terra, straordinaria, una persona che rappresenta 36 associazioni e nelle quali ci sono dentro un milione di piccole e medie imprese e lui parla a voce di queste imprese. Si chiama Colomban, è qui con me, se vuoi prendere un attimo la parola, Colomban. È lui che parla della realtà e dell'economia reale, non dello spread, economia reale.
non di hedge fund, derivati del cazzo. Parliamo di economia reale, con un imprenditore reale. Voi vi domanderete perché io sono qui. Io sono qui perché ho dovuto emigrare per fare la Perma Stilisa, che poi è diventata il più grande gruppo industriale al mondo nel campo delle architetture. Io vorrei che voi, che i miei figli, non debbano fare quello che ho dovuto fare io. Emigrare per fare l'impresa, perché qui le tasse ci ammazzano. 2/3 del vostro stipendio se ne vanno in tasse e tributi. Voi lo sapete? 2/3, poi vi spiegherò dove. Se guardate nel 1° maggio un manifesto, il motivo per cui sono qui è anche questo, il Movimento 5 Stelle è stato l'unico tra i partiti e i movimenti ai quali avevamo inviato il manifesto che facesse finalmente luce su qual è la tassazione sui nostri collaboratori, perché io non li ho mai chiamati operai. Bene, nessuno ha risposto fuorché il Movimento. Quindi applauso al Movimento. E chi si mette a fare l'impresa oggi in Italia ha un prosciugamento della sua liquidità tra tasse, tributi e oneri finanziari che arriva al 75%, questa è la media. Quindi in Italia è impossibile far nascere le imprese. Se non nascono le imprese, non nascono i lavoratori. Se non ci sono imprese né lavoratori, non si fanno prodotti. Quindi le banche prima falliscono le imprese, poi falliscono le banche, come sta succedendo, e poi fallisce lo Stato. E perché vogliono tutto questo? Perché probabilmente vogliono tutti indebitati verso una bisca finanziaria internazionale che ci sta uccidendo. E i politici che lavorano per questo disegno sono dei criminali, perché portano al morire proprio i cittadini, al morire i vostri risparmi. Quindi io sono qui perché credo in questo movimento, perché è l'unico che applica l'articolo 1 della Costituzione. Cosa dice l'articolo 1? Che il lavoro è centrale. Allora com'è possibile tassare il lavoro oltre il 50% quando è fondamentale nella nostra Costituzione? Sempre l'articolo 1 che cosa dice? Che il potere spetta al popolo. Bene, questo è l'unico partito o movimento che ridà potere a voi di scelta, di controllo, di verifica. Ultima cosa, poi vi lascio. Io credo che a governare debbano essere i cittadini, soprattutto lavoratori, imprenditori, gente che si fa il mazzo. Io ho fatto 10 anni il dipendente, poi mi sono messo in proprio e ho fatto quell'azienda che conoscete di Perma Stilisa. Qui abbiamo David Borelli, abbiamo tanti altri candidati che sono lavoratori ed imprenditori. Questo è importante. Io vorrei finalmente che il 60-70% della nostra Italia rappresentativa, dei nostri governanti, vengano da gente che lavora, vengano da gente che intraprende, che sanno la fatica che bisogna fare per guadagnare lo stipendio. Grazie e buonasera. Vuoi dire qualcosa? Vi presentiamo una candidata europea. Vuoi dire qualcosa? Quante lingue parli? Guardate, guardate la bellezza di queste persone. Sono 73 che sono stati eletti ovviamente da migliaia di cittadini che attraverso il web hanno votato. Io ho fatto le mie 3 preferenze della mia circoscrizione, lei è una di queste, 73. La critica che fanno a queste persone qua, i giornali di sinistra, di destra, la stampa, è quella di avete eletto degli sconosciuti, chi sono? È il nostro valore aggiunto, sono tutti sconosciuti alle procure, invece di candidare, invece di mettere dentro il Parlamento gente che c'ha dietro un mandato di cattura come Genovese che porta 20.000 voti dentro il Parlamento e lo lasciano lì, lei si vergogna di qua, di fronte a voi, di dire che parla 6 lingue, si vergogna. Il mondo è così, alla rovescia, avesse avuto 6 avvisi di garanzia lo diceva al mondo intero. Ti cedo la parola. Okay. Allora, sì, scusatemi tanto, io ero andata a cambiarmi perché faceva freddo quando si sono presentati gli altri e volevo dirvi una cosa, volevo fare qualcosa di diverso, volevo ringraziare 2 persone velocemente nei 2 minuti che ho, anzi no, un gruppo di persone e un'altra persona. Oggi è il mio compleanno, compio 33 anni. E forse non è un caso che mi trovo qua, io ho
ho superato veramente un periodo estremamente buio della mia vita, perché io ho vissuto all'estero per molto tempo, ho studiato in un programma internazionale, ho vissuto in diversi stati europei, poi sono tornata in Italia perché mia mamma ha avuto per la terza volta un cancro e ero in Campania e non trovavo lavoro, mi sono messa in gioco, ho creato un'azienda, ho aperto partita IVA in Italia ma non ce l'ho fatto, ho dovuto aprire partita IVA in Inghilterra per vendere dei prodotti dolciari in Inghilterra del commercio equo solidale e concepiti secondo modalità ecosostenibili, e quando avevo bisogno di finanziamenti ovviamente non ho potuto bussare a nessuna porta per ottenere né finanziamenti pubblici né privati e sono venuta a lavorare qua e ho trovato lavoro, quindi volevo ringraziare tutta la popolazione del Veneto dove ho trovato lavoro e che alla fine mi ha anche scelto come candidata portavoce per le elezioni europee, e volevo dirvi che io sono estremamente vicina al dolore di questa terra. Io sono scocciata di prendere il treno che si ferma per investimenti in linea di persone che si suicidano. Una volta, tre volte mi è capitato a Monselice, tre volte che si suicidavano persone, si suicidano perché qua continuano a chiudere aziende e chiude chi rispetta l'ambiente, chi rispetta il diritto del lavoro. Io volevo stampare i manifesti, volevo stampare i volantini, ho chiamato ad un'azienda di Padova che fa carta riciclata ecologica, non mi rispondevano mai, alla fine mi ha risposto un usciere per dirmi che erano in liquidazione. Basta, dobbiamo andare in Europa per cambiare questo, perché la politica commerciale non è di competenza dell'Italia, è di competenza dell'Unione Europea, e quindi dobbiamo farlo lì e dobbiamo farlo insieme. E poi volevo anche ringraziare Beppe, grazie per essere stato il papà adottivo di un'intera generazione che aveva perso la speranza e di aver avuto la forza che a un certo punto i nostri genitori non hanno più avuto di manifestare e metterti in gioco, è la verità. Questo non era preparato per dire anche ai miei familiari che qualcuno vota ancora PD e ritiene ancora che noi siamo burattini nelle mani di Grillo, siamo manovrati. Io non dovevo dire questo stasera, è la cosa che mi è venuta da dire più spontaneamente quando vi ho visto qui. Allora vi ringrazio e buona serata. Grazie a te. Una notizia, il TG1 ha già mandato la ripresa della piazza quando pioveva, che era vuota. Sono meravigliosi come si fanno del male da soli, è pazzesco. Dunque, adesso c'è Borrelli ha fatto per 5 anni il consigliere a Treviso, l'ha fatto umilmente con 300 euro al mese facendo pizza e facendo il pizzaiolo poi come lavoro per mantenersi. È qua adesso, una piccola impresa, ha trovato da fare un'impresa nel settore dell'informatica, ha fatto 5 anni qui, è stata la più bella esperienza della sua vita, ha fatto dei progetti seguiti da destra, da sinistra, da Lega, da PD e dai suoi progetti, e questo dimostra che un'idea non è né di destra né di sinistra, o è buona o è cattiva. Lui ha fatto questo lavoro e vorrei che salutassi i tuoi cittadini. Grazie, grazie. E ovviamente è candidato alle europee, lo manderemo lì al posto della Zanicchi. Grazie mille. Io mi chiamo David Borrelli, ho 43 anni, oggi faccio l'imprenditore, prima altro. Sono nato e cresciuto in questa città. Treviso è una città importantissima per il Movimento 5 Stelle, è partito tutto da qui, è partito tutto da voi nel 2008, siete voi che avete deciso di votare il Movimento 5 Stelle, avete capito per primi, i miei concittadini, ne vado orgoglioso, hanno capito che per prima questo movimento è una risorsa per il Paese, l'avete capito per primi e siete stati bravissimi, mi avete regalato un sogno, mi avete dato la possibilità di entrare in quel palazzo lì, mi avete dato la possibilità di provare l'ebbrezza, che vuol dire pensare a qualcosa e vederla fare da 82.000 abitanti, è una cosa che non ha prezzo, un'esperienza straordinaria. Io ho terminato il mio mandato nel 2013, quando erano passati 5 anni, sono tornato felicemente al mio lavoro e in questo ultimo anno ho deciso di fare quello che dovrebbe fare qualunque persona del Movimento 5 Stelle, ho messo la mia esperienza di imprenditore al servizio dei ragazzi che sono stati eletti in Parlamento, insieme a Massimo Colombani che avete conosciuto prima e a tanti altri imprenditori
Ho fatto da traghetto, ho portato quello che alle aziende serviva ai nostri parlamentari che hanno fatto delle leggi importantissime, importantissime. Un gruppo di ragazzi in Parlamento in un anno hanno fatto più cose che il nostro governo in 20 per le imprese. Ve ne dico alcune di cose che hanno fatto importantissime. Per esempio, se un'azienda oggi avanza un credito dallo Stato e arriva una cartella esattoriale, può compensare, non serve che paghi, può aspettare. Pensate se questa cosa veniva fatta 3-4 anni fa, forse qualcuno non si suicidava, forse qualcuno si sarebbe risparmiato la vita, ci è voluto il Movimento 5 Stelle al Parlamento per fare una cosa del genere. E l'abbiamo fatta noi, così, è un'idea che è venuta, l'abbiamo portata là, loro l'hanno realizzata, bravissimi perché sono anche all'opposizione. E poi abbiamo fatto un'altra cosa, se un'azienda delocalizza e prende soldi dallo Stato, prima di uscire restituisci i soldi, è una cosa normale, la farebbe chiunque, ci è voluto il Movimento 5 Stelle, un'altra volta. Idee che poi queste persone qua portano avanti. E un'altra cosa, adesso stiamo lavorando sul social housing, ci sono le banche che sono piene di immobili che si svalutano, lo sappiamo tutti, non valgono più niente. Dall'altra parte c'è 1 milione di famiglie che cerca una casa ma non può essere finanziata perché non ha i soldi per fare il mutuo, ma ha un lavoro precario, la banca non li finanzia. Allora il comune potrebbe, conoscendo la zona, prendere queste case, valutarle un po' meno. Un 20% di sconto lo diamo a queste famiglie, lo Stato si fa garante. Se devi pagare la casa in 20 anni, perdi il lavoro, stai male, bene, la pagherai in 22, quei 2 anni paga lo Stato e poi recuperi. Lo Stato non ci rimette niente, le banche si liberano da questo fardello, questi soldi lo danno alle imprese. Idee. Io avevo deciso di fermarmi, l'ho detto in questa piazza l'anno scorso, ho detto torno a fare la mia vita, è giusto che questa esperienza la faccia qualcun altro. Non ho cambiato idea, ho solo capito che non è il momento. C'è il bisogno di tutti, c'è bisogno di mettersi tutti in gioco. L'Europa è troppo importante. L'80% delle nostre leggi arrivano da lì. L'80% delle nostre leggi arrivano da direttive europee. C'è bisogno di tutti, è bisogno che ognuno di noi faccia qualcosa. Nella vita non mi sono mai tirato indietro e quindi anche questa volta sono in prima linea. Io, chi per me, non importa, però dobbiamo fare qualcosa. Dobbiamo cambiare questo paese. Abbiamo bisogno di 3 cose, semplicissime, abbiamo bisogno di vincere le elezioni, anche per un solo voto, perché dobbiamo essere credibili, dobbiamo andare in Europa per contare, dobbiamo contare per cambiare, è una battaglia politica, solo politica, di tecnico non c'è nulla, bisogna andare là, battere pugni forti sul tavolo e pretendere di essere ascoltati, siamo i terzi finanziatori di questa Europa, i terzi, è una battaglia politica, dobbiamo andare lì, quindi dobbiamo vincere. Vincere, dobbiamo mandare là i migliori dobbiamo mandarci, lo potete fare, avete la preferenza, scrivete un nome, mandate i migliori. E poi dobbiamo parlare con gli altri paesi per andare a quel tavolo e convincere gli altri, tanto la Spagna, il Portogallo, la Grecia, ha i nostri stessi problemi, quindi uniamo le forze, andiamo in Europa, combattiamo, portiamo a casa la battaglia. Cambiamo questo paese da lì, grazie. Cioè, se, allora, possiamo finire qua o posso fare ancora qualche cosina io? Se avete freddo, o volete indietro i soldi? No, allora, noi andiamo lì, siamo l'unico movimento, partito, che andiamo lì con 7 punti. Quelli che non hanno il programma, quelli che disfano e non costruiscono. Noi abbiamo 7 punti, andiamo lì. Fiscal compact, andiamo dalla signora tedesca, la nostra signora, che è dimagrita. Gli si è rimpicciolito il culo a forza di linguate anche dei nostri presidenti dei consigli che vanno là. Andiamo dalla signora Merkel, diremo Abel Zifferlein e Glass, Bitte Zuckerbatze, Anzuli con Zeppedo, Michele Calde Zucchero. Ora, andremo lì e il fiscal compact glielo strapperemo davanti, perché è una, non è che andiamo lì a chiedere se possibilmente possiamo fare delle variazioni. Il fiscal compact non si fa, non si possono tagliare 50 miliardi, hanno già iniziato a venire a fare la spesa qua.
hanno già aperto Finmeccanica, le poste, le nostre poste hanno 250 miliardi di risparmi dei pensionati. Li apriamo, mettiamo nei consigli di amministrazione il commercialista di Renzi, l'avvocato di Renzi, mettiamo alla Finmeccanica gli amici, i collaboratori. Stiamo già aprendo l'ENI, l'ENEL, il gas, l'acqua, la luce. Facciamo contratti trentennali, quarantennali, una piazza bellissima di Genova, la più grande piazza di Genova con l'Arco del Trionfo per i caduti, bene, è stata data in gestione 100 anni a una multinazionale americana. Cominciamo già così, ci sono i ragionieri europei che stanno già catalogando tutti i nostri beni culturali sotto i magazzini degli Uffizi, stanno per prendere in gestione Pompei è 60 km quadrati, potrebbe vivere di turismo mezzo meridione solo con Pompei, e vogliono invece entrare le grandi multinazionali per creare appalti su appalti su appalti. Pompei non ha bisogno di appalti e di società, Pompei ha bisogno di una manutenzione ordinaria di idraulici, muratori e elettricisti che vivono lì. Allora, si sono già aperti e gestiranno l'acqua, il gas, la luce, le multinazionali che gestiscono questi servizi già in Sudafrica, in Sud America, già in Grecia. Sono le stesse multinazionali che verranno qua, ti faranno un bel contratto sull'elettricità e prima di erogare l'elettricità vorranno prima i soldi con delle tessere prepagate, e se finisce il credito staccano l'elettricità. 8 condomini su 10 in Grecia vivono con la legna e si sono manifestati delle cose meravigliose, perché bande di elettricisti col passamontagna vanno a ricollegare i cavi delle persone a cui è stata staccata l'elettricità, commettendo anche delle cose illegali. Vogliamo affidare la nostra vita a questa gente qua? Vogliamo affidare veramente? Noi dovremmo cambiare, ed è un pensiero diverso questo, un pensiero che non c'è mai stato. I posti di lavoro ce li troveremo, ce li dobbiamo reinventare. I posti di lavoro, il lavoro è diventata una parola macabra, è diventata una parola ricattatoria, non c'è neanche più mezza tutela sul lavoro, il precariato è ormai perenne della vita delle persone. Io ho 6 figli, lo vedo, c'ho quello di 25 anni che arriva frustrato al sabato perché lo licenziano al sabato e lo riassumono al lunedì, e allora dice: chi cazzo sono io papà al domenica, non so più chi sono. Abbiamo questo lavoro, è un ricatto perenne. Ecco perché nei nostri programmi, oltre alla piccola e media impresa, c'è anche il reddito di cittadinanza, perché lo perderemo il lavoro e quel lavoro lì non torna più. Un negozio che chiude non lo riapri neanche se gli dai un finanziamento, perché non torna più, te lo devi reinventare, e per reinventare, non morire, devi avere un reddito, non un lavoro. Tante persone sono convinte di avere un posto di lavoro, ma hanno un posto di reddito per non essere espulsi dalla società. È il reddito che ti tiene o ti espelle dalla società, non il lavoro. E allora sei costretto ad accettare qualsiasi cazzo di lavoro, a qualsiasi prezzo per il lavoro, e tiriamo su generazioni di frustrati, generazioni di persone che fanno cose per cui non sono predisposte per fare. Il reddito di cittadinanza significa: chiude la tua azienda, benissimo, non deve chiudere la tua famiglia, ti do per 3 anni uno stipendio in modo che ti salvi la vita, e per 3 anni ti do 3 tipi di lavoro, se non accetti perdi il reddito di cittadinanza. Non è un'invenzione, c'è in tutta Europa, e i soldi li troviamo, i soldi li troviamo mettendo un tetto alle pensioni a 5.000 euro lordi di tetto, e innalziamo le minime da 400, li portiamo a 800, è un giro di vite. Li troviamo togliendo i rimborsi, togliendo, accorpando i comuni a 5.000 abitanti, togliendo le province veramente, non farci prendere per il culo dall'Ebettino che dice togliere le province, poi aumentano di 36.000 i consiglieri comunali e 5.300 assessori. La Corte dei Conti ha detto: non risparmiate niente. Il Senato, 1 miliardo del Senato. Il Senato costa 110 milioni, 110 milioni il Senato. Togli anche tutti i senatori, togli 50 milioni di stipendio, dov'è il miliardo? E poi togli il Senato per mettere dei nominati che arrivano dalle regioni, dai comuni, sempre degli stessi partiti. Ma è finita questa storia qua, deve finire. Il lavoro ce lo troveremo. Cos'è lavoro? Cos'è lavoro? Un minatore nel Sulcis che cava carbone solforizzato, che poi lo deve buttare via perché non è praticamente bruciabile.
È lavoro andare in un alto forno e morire di malattia a 55 anni. È lavoro quello lì. Io voglio portarli fuori dalle miniere, fuori dagli altoforni. Faranno altri lavori. Chiudiamo il fossile, tassiamo il fossile e cominciamo ad andare con le rinnovabili. Luce, vento, geotermico. È lì che si fanno. Mettere efficienza energetica agli edifici. Ogni edificio puoi farlo diventare attivo, non passivo. E fai lavorare piccole imprese, artigiani, fai lavorare falegnami, vetrai, fai lavorare elettricisti sul luogo. Dio mio, c'è da ripensare il mondo, è meravigliosa la sfida. Ripensare il mondo del PIL, della crescita. Non si cresce, la crescita non dà posti di lavoro, c'è la produttività. E allora io ho dei capi al collo, come il fiscal compact, che devo togliermi 50 miliardi all'anno per 20 anni. Non posso sforare perché ho il 3%, ho il pareggio in bilancio in Costituzione. Che cazzo vuol dire il pareggio di bilancio in Costituzione? Che se io voglio indebitarmi per far studiare mio figlio, non posso perché la Costituzione me lo vieta. Io posso indebitarmi o no? È una decisione che dobbiamo prendere noi, non dei cazzoni tedeschi dall'altra parte dell'Europa. Allora... E vi dico questo, c'è debito e debito, c'è debito e debito, c'è il debito che è detenuto dal popolo, come i giapponesi, che hanno 20.000 miliardi di debito, cioè 10 volte il nostro, il più alto debito dopo gli Stati Uniti e del Giappone, però loro hanno la loro banca centrale, tutto il debito è in mano ai giapponesi e quando l'economia non ce la fa, la banca centrale abbassa i tassi. Infatti i tassi dei BTP giapponesi sono i più bassi del mondo, 0,6, e vanno giù o vanno su in base all'economia. Se va male ti tasso meno, ti do respiro. Lo possono fare perché il debito è in mano a una banca di Stato giapponese. E nel contempo cosa fanno? Stampano soldi, stampano yen per il valore di 3.500 miliardi all'anno che immettono nell'economia locale e investono in innovazione, automazione, investono in università, in cultura e infrastrutture per i cittadini giapponesi. E il giapponese è quello che ha eliminato il tasso di disoccupazione nel mondo. È tasso zero, cazzo! Non hanno un disoccupato! Il nostro debito invece metà in mano alle banche, come vi avevo detto, straniere. Non puoi fare questa cosa, non stampiamo soldi, abbiamo ceduto sovranità e voglio andare a vedere là dove vanno a finire i nostri soldi. Ci sono andato due volte con un magistrato. Noi diamo 15 miliardi all'Europa ogni anno dei nostri soldi. 9 ce li danno indietro e vanno in 3 regioni, Calabria, Sicilia e Campania. Vai a vedere dove vanno i progetti, non capisci bene. Vai a vedere, non c'è trasparenza, anche lì giocano sul fatto che noi non capiamo. Vai a vedere i progetti, si chiamano progetto Cinzia, le aziende sono nomi fittizi, vai a vedere che progetto è, dove sono andati a finire i soldi. Noi andremo là e apriremo queste robe qua. Voglio sapere dove va un responsabile, un nome, un cognome e che tipo di cazzo di progetto hai fatto. Ma stiamo scherzando, 15 miliardi, 9 vengono qua, 6 se li tengono, 6 se li tengono. E con questi 6 che cosa fanno? Con una parte di questi 6 milioni vanno a foraggiare il governo rumeno che faccia delle condizioni ottimali per cui 36.000 aziende italiane delocalizzano in Romania facendo 3 punti di PIL dei rumeni. Io quei soldi lì me li tengo e li do alle imprese che delocalizzino in Italia e facciano il PIL dell'Italia di 3 punti, non il PIL della Romania. Voglio che i finanziamenti pubblici arrivino alla nostra agricoltura, alla nostra pesca, ai nostri prodotti tipici e al nostro Made in Italy. E se tu vuoi gestire, vuoi mangiarti quelle cazzo di arance tunisine, sei padrone di farlo. Proprio se le mangi ti metto l'IVA al 25%, se invece ti spremi quelle siciliane te la metto al 2%. Io voglio che i pro... Cominciamo! E se poi non accetteranno, come in una comunità di cittadine, non un'unione di banche, di finanziamenti, di spread e di hedge fund e di equity. Io voglio un'unità, una comunità di cittadini, di persone. Voglio andare là e dire, cazzo, come mai fate le leggi in 28 lingue? Chi sono i traduttori? Come mai ci sono due parlamenti e ci rompete i coglioni di risparmiare a noi? Due parlamenti, 4 giorni al mese vanno a Strasburgo, che costa 50 milioni in più, tenere aperto Strasburgo per 4 giorni al mese. 4.000 persone con i faldoni vanno a Strasburgo a stare 4 giorni là. E poi ti rompono i coglioni a te che spendi di più e vogliono il pareggio in bilancio. Lo facciano loro il pareggio in bilancio.
Io voglio andare lì e dire, se non ci spalmiamo il debito, che è la prima cosa, Confederazione Americana, 1780, la primo atto che di una confederazione che diventa confederazione è stata quella di 9 stati di mettere in comune il debito. In comune il debito. Se no andiamo lì con i nostri amici spagnoli, come ha detto prima David, i nostri amici spagnoli, irlandesi, portoghesi, francesi, greci, andremo lì e proporremo le nostre condizioni. Perché come hanno fatto con l'Ecuador, quando l'Ecuador ha detto io non pago più il debito, non ce la facciamo più col fondo monetario, e non l'ha pagato, ha detto questo debito è immorale, non ce la facciamo più, non riesco a strozzare i miei cittadini. Come l'ha fatto il Finlandia, come l'ha fatto la Finlandia, come l'ha fatto l'Islanda. L'Islanda ha detto ci abbiamo un debito e devono pagarli per $100 per 100 anni i miei cittadini, il debito di 2 banche straniere nel mio territorio. Io Presidente non posso decidere per i miei cittadini. Ha fatto un referendum e gli islandesi hanno mandato a fanculo le banche, hanno fatto il processo ai banchieri. Non possiamo farlo anche noi? Adesso abbiamo un potere contrattuale, gli dobbiamo il 30%. Di 2.100 miliardi, ce l'hanno in mano, c'hanno dei pezzi di carta, li rivolgono, li mettiamo insieme. Se non accettano una di queste condizioni, noi siamo già pronti a partire, lo faremo in qualsiasi modo, con un referendum dopo le elezioni, che sia consultivo, che sia costituzionale, o sia contro la Costituzione, non me ne frega un cazzo. Raccoglieremo milioni di firme e i cittadini italiani decideranno se stare o uscire dall'euro, lo decideremo noi. Signori, signori, il 25 è l'atto più politico che potete fare, è politica vera, è politica di scegliere un mondo o scegliere in un altro, stare in un altro, è un mondo che scegliete. Quindi avete questa possibilità, o noi o loro, c'è questo, dovete solo dire o noi o loro. Se voi pensate che noi non siamo in grado di prenderci un paese in macerie, votate loro o non andate a votare, che è la stessa cosa. Se invece ci date forza, ci date consigli, state con noi, andiamo lì e li roviniamo per tutta la vita. Io vi abbraccio, grazie, vinciamo noi! Noi! Ciao a tutti! Ciao ragazzi, adesso andate via senza dare nell'occhio. Non dite niente, andate via. Così la piazza torna vuota e arriva il TG2 che fa il servizio. Grazie a tutti! Vai Borre. All'appello per? Dove? Chi sono? Vedrete in giro delle strane cassettine con una fessura che noi a Genova non sappiamo cosa siano. In queste fessure dovete mettere delle monete, quello che potete. Voi sapete che un centesimo costa stamparlo 5 centesimi, fantastico, siamo anche l'Olanda e la Svezia sono usciti da questa impasse, questa stupidità mentale, è pieno di stupidità in Europa così, c'è una legge fatta con 27 lingue, non sono neanche messi d'accordo, comunque queste strane cassettine, c'è scritto, c'è una fessura e quello che potete, noi viviamo di 2 euro, 5 euro e 10 euro, non accettiamo grandi somme da nessuno, non abbiamo preso soldi da nessuno, ci manteniamo con queste cose qua e quello che ci avanza lo diamo in progetti che si decidono in rete. Abbiamo fatto la campagna delle politiche, avevamo raccolto 750.000 euro, ne abbiamo speso 300.000 e 450 le abbiamo date ai terremotati della Reggio Emilia ieri mattina consegnando l'ultimo assegno al sindaco di Mirandola. Io vi abbraccio e adesso andate tutti in Mona. Grazie. Ciao.